Hanno preso il via in Toscana le vaccinazioni organizzate dalle aziende in centri vaccinali proprio oppure allestiti in centri privati e i primi ad essere stati vaccinati sono stati i dipendenti della grande distribuzione. A Villa Ragionieri a Sesto Fiorentino sono stati vaccinati i dipendenti di Unicop Firenze mentre nel pomeriggio ha preso il via la somministrazione del siero anticovid dal campus Eli Lili. Iniziare proprio con i commessi e le commesse del supermercato, che chiaramente in Toscana rappresenta un po' un simbolo, quello dell'Unicop è qualcosa che ha un significato molto profondo proprio in termini valoriali. Devo dire che poi accanto a questo noi abbiamo tutte le grandi aziende toscane che a poco a poco stanno facendo domanda, stanno organizzandosi e è importante perché aprono una potenziale vaccinale maggiore. Per quanto riguarda il centro vaccinale organizzato da Unicop saranno effettuate 180 vaccinazioni ogni giorno ai lavoratori, ai fornitori e ai familiari. Per loro la Regione ha messo a disposizione mille dosi, mentre per l'Elilili 2.000. Io credo che questo possa dare un contributo importante a coinvolgere quante più persone possibili di tutte fa le fasce d'età nella campagna di vaccinazione, perché è importante la rapidità con la quale si, si procede, ma è altrettanto importante la copertura vaccinale che si riesce ad ottenere con la campagna di vaccinazione. E più sono gli attori e più si trovano adesioni. La vaccinazione prenderà il via anche alla Becker Hugs, Nuovo Pignone di Firenze. Anche in queste aziende saranno consegnati mille vaccini.